בוקר טוב, בוקר אור, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. המיו פידו, מנחם מנדל בן סרדינה, כאפינה מזורטה פה, אבייסו, פרלפרימה וולטה, תפילין, תעשו בעזרת השם, לונגיסימה ויטה, פרדיצ'ינה דמיליה דיבולטה, כפוסה אינדוסטרה, אינתפילין, אין ג'ויה, אין סלוט, אמן כן יהיה רצון שיחסידי. אמן, אמן, אמן. הריבר מהחברה. Sagida, e come mi ha detto uno del tempio, che sia come suo nonno, uno che ha conosciuto bene mio papà. Dico, wow, questa sì che è una bracha, cioè, wow. Amen, amen, amen. Grazie Francesca, Rachel Chiara, Hayamushka, Esther, René, tutte le presenti adesso e che entreranno. Ciao. Ecco, ciao, ciao, ciao Francesca, ciao a tutte. Allora, martedì 4 Nissan 5782, 5 aprile 2022, Anachat Finin di Menachem Mendel ben Saradin. Allora, cosa ci spiega qui il Rebbe nella Yom Yom? Che la Vodà, il servizio divino dell'uomo, e nel preciso l'uomo d'affari, si divide in due parti, diciamo così. Allora, primo, la Vodà, questo servizio di Hashem verso se stessi, per se stessi, e l'altro invece verso l'altro. Allora, partiamo dalla vodà della persona stessa, in questo caso del businessman, chiamiamolo così. Allora, nel quotidiano, sul suo posto di lavoro, per esempio, ogni momento libero della giornata lavorativa, si dovrebbe studiare una Mishnah o due, un capitolo di Tanya, imparare a memoria qualche verso dalla Torah, per esempio Fumash, Mishnah, Tehillim, Tanya, in modo da poterli ripetere sia in strada che ovunque, o quelle, quando anche che è al lavoro, che è in un negozio, che è in un business, ci sono sempre quei momenti, diciamo, un po', ci sono giorni molto pieni, altri invece che si ha qualche minuto, no, di sosta. In quei momenti si può e si deve dedicarli allo studio, anche recitare a memoria, come vi ho detto, qualcosa di Torah, di Tanya, eccetera. Poi c'è la seconda parte, il secondo modo, è che è questo servizio divino verso l'altro, rispetto al prossimo. Cioè, mentre si parla d'affari, siamo sempre nel businessman, se nell'uomo d'affari o comunque chi lavora, diciamo, fuori casa, che oggi col Zoom poi, ormai facciamo anche da casa, ma comunque fuori casa, nel senso che si ha a che fare, non più che fuori casa, si ha a che fare con, diciamo, le persone. Allora, mentre si parla di affari, si deve distrarre la conversazione verso storie e argomenti che hanno insegnamenti, così per stimolare l'altro a studiare Torah e fare propositi per attività simili, dunque di Torah e di Mitzvot. Dunque c'è il dedicare momenti liberi per il nostro studio, e c'è invece, quando si parla con l'altro, anche se si è in pieno lavoro, cercare di arrivare a dire un'idea, un punto di Torah, e così stimolare, diciamo, la voglia e risvegliare questo amore e timore latente di cui tanto parliamo in questi giorni in Italia. Detto ciò, passiamo, ragazze. Dunque, siamo Humash, Vaikra, Parashat, Mezzora, Shlishi, terza chiamata. Allora, vado un po' veloce. Allora, oggi il caso di chi è affetto da Zara e chi in questo caso è un povero. Allora, se la persona è povera, dunque non riesce a fare le offerte elencate ieri, prenderà a quel punto un agnello come Hashan per la tenufa, per fare espiazione per sé, un decimo di efa di fior di farina impastata con olio come minha, e un log d'olio, oppure due giovani colombe, secondo i suoi mezzi, uno sarà per il sacrificio di Chatat e uno per loro. L'ottavo giorno, dall'inizio della propria purificazione,
li porterà al Cohen all'entrata della tenda del convegno davanti ad Hashem. Cohen prenderà l'agnello della Shan, il lot d'olio, poi li agiterà come tenufà davanti a Hashem. L'offerente a quel punto farà la Shechita, scannerà l'agnello della Shan e il Cohen prenderà parte del sangue della Shan, lo metterà sulla cartilagine del lobo dell'orecchio destro della persona da purificare, sul pollice della sua mano destra e sull'alice del suo piede destro. Poi verserà parte, sempre il Cohen, verserà parte dell'olio sulla palma della mano. La mano, vi ricordate, era la mano sinistra di un altro Cohen, ok? Il primo Cohen spruzzerà di nuovo, vediamo, 7 volte col dito destro parte dell'olio che è sulla palma sinistra dell'altro Cohen in direzione del Kodesh HaKodashim, del Santo dei Santi, davanti a Shem. Poi sempre il Cohen porrà parte dell'olio che è sulla palma dell'altro sacerdote, sulla cartilagine dell'obo, dell'orecchio destro, della persona da purificare, sul pollice della sua mano destra e sull'alice del suo piede destro, proprio dove è stato messo il sangue della Shem. Ciò che rimane però poi dell'olio, che è sulla palma della mano del Cohen, lo porrà sulla testa della persona da purificare per fare espiazione per lui davanti a Shem. E farà l'offerta di una delle due tortore o di una delle due giovani colombe, prendendola da quelle che la persona può offrire secondo i suoi mezzi. Di qualunque tipo sia l'uccello che può offrire, secondo i suoi mezzi sempre, ne offrirà uno come Khatat e uno come Olah, oltre alla Minha. In questo modo il Cohen farà espiazione per la persona da purificare davanti a Shem. Questa è la legge per chiunque abbia la visione della Zara che non dispone di altri rimani per la sua purificazione. E tutto insieme, dunque anche Rachel che sta guidando, però può ripetere. Vi'im dalu, dunque, Chumash Vayikra, Parashat Metzorah, capitolo 14, pasuk 21, Chafal. Vi'im dalu. Vi'im dalu. Ve'en yado maseget. Ve'en yado masget. Masget. Ma? Ma? Maseget. Maseget. E vai col sin. Quella sin, sì, ma maseget. Velakach keves echad. Velakach be keves. 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 Keves, sì, keves echad. Asham. Asham. Litnufa. Litnufa. Lechaper alav. Lifne alav. Lechaper alav. Lechaper alav. Veissaron. Veissaron. Solet echad. Solet echad. Balul bashemen. Balul bashemen. Lemincha. Lemincha. Velog shamen. Velog shamen. E adesso leggo gli altri in ebraico, quello che vi ho spiegato appena in italiano, l'hai più spiegato. Allora. Vai con me, bravissima. Ushtetorim o shnebne yonah asher tasig yado. Vea echad khatat, vea echad olah, uno per khatat, uno per olah. Dunque parliamo di queste, di questi due che farà espiazione, queste o due torte o due colombe, ok? Ok, dunque, shtetorim, due torte o shne bene olah, due colombe. Allora, uste torimo se me ne lascia ta sigia dove è cazzata da fatto. La vevi o tam 23 e o te vevi o tam bayom ashemini, ottavo giorno, le tahorato e la koen il peta o il moed li fne adona. Ve la kaha koen et keves ha asham ve et log hashamen veni fotam a koen tenufa li fne adona. Ve shachat et keves ha asham ve la kaha koen dam ha asham ונתן על תנוך אוזן המתאר הימנית ועל בוין ידו הימנית ועל בוין הרגלו הימנית. בנבנותה רוסלה אביום פנטוג'אי לולו 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 פרמיו פיליו ומן השמן ומן השמן יצוק הכהן על כף הכהן השמאלית ויזה הכהן באצבעו הימנית סמפרסטסטרה מן השמן אשר על כפו השמאלית 7 פעמים לפני הדבר. ונתן, אהוג' נפסו בן טוטו ריטרוביאנו אנקורה. לדסטרה. אלורה.
ומן השם נצוק הכהן על כף הכהן השמאלי, ויזה הכהן באצבעו הימנית, 27, מן השם אשר כפו השמאלית, 7 פעמים לפני אדוני, ונתן הכהן מן השם אשר כפו על תמוך אוזן המתאר הימנית, ועל בוין ידו הימנית, ועל בוין רגלו הימנית, המקום דמשה. Dunque, come dicevo, piuttosto vedotto, scusate, oggi sono un po' emozionata, mi perdo. Dunque, parliamo ancora della cartilagine dell'occhio, dell'orecchio e pollice e piede, tutti destro, destro, destro. Ve annotarmi la scena, la scena al caffa, poi ne tena roscia mi terle, e capera la di fine ad un anno. 30 lamed, ve assai te e carmi la torino, o min ne hai un anno, di nuovo parlando delle colombe, e delle tortore, me ha scelta sigato e ta scelta sigato e ta echad chattat e ta echad olat. Dunque uno la offre in quanto sacrificio di Hashem e uno in quanto sacrificio di olat. Alla mincha ve chiper a koen an amiter lifne Adonai. Zotto rata sherbon nega zarata sherlota sigato e ta orato. È fatta per Humash. E passiamo. Ok, Tania. Ok. Okay. Allora, 4 e oggi concludiamo il capitolo 39, la Medtet, e siamo esattamente a pagina 106, 6 righe dal basso, seconda parola, Ukishe Osek. Ok, allora oggi di cosa parliamo? Che allora ci sono casi in cui uno prega o studia Torah per interesse. Cioè non lo fa minimamente perché è volontà di Hashem, ma lo fa per poi essere considerato un grande Talmid Chacham, per avere gli onori, e come adesso vedremo gli esempi. In quel caso cosa succede della Torah e della Tfilah che ha studiato? Allora, quello che succede è che la Torah è stata studiata, la Tfilah è stata pronunciata. Dunque cosa succede? Che rimane bloccata finché non fa ciuvà. Dal momento che fa ciuvà poi si sblocca e si innalza verso dove? Nel suo vero posto. Questa detta molto in breve, vediamola sul testo. Se poi una persona si impegna nel servizio di Hashem effettivamente per uno scopo estraneo, cioè per qualche motivo personale, come vi ho detto, per acquistarsi gloria diventando un sapiente, per qualche simile aspirazione, allora questo motivo che ha origine nella Klipat Noga, dunque un motivo non puro, diciamo, si veste nello studio della Torah. E la Torah si trova, per così dire, temporaneamente in esilio, bloccata in esilio nella Klipat, finché la persona si pente. Poiché il pentimento, come ha riportato nel Talmud di Masechet Yoma 86b, il pentimento porta guarigione al mondo. Quando torna ad Hashem, dunque fa teshuvah, la parola lashuv, tornare, torna ad Hashem, la Torah da lui appresa, dunque imparata, torna con lui. Dunque, quando fa la teshuvah, anche la Torah che era lì bloccata in esilio nella klipa, e si libera. Perciò i rabbini, vedete a memoria, cosa affermano? E qui nel Talmud, trattato Masechet Pesachim 50b, e nel trattato di Nazir 23b, l'uomo si deve sempre occupare della Torah, anche se lo fa per uno scopo estraneo, poiché dallo studio, per motivi egoistici, passerà poi certamente a quello come scopo a se stesso. Mitoshe lo rishma balishma, questo famoso concetto, nel senso tu studia, tu prega, anche se non è come Dio comanda, con la dovuta kavana, che sia le shamshamaim, eccetera. Tu fallo, perché poi, almeno l'hai fatto, la Torah è stata fatta, il giorno non l'hai perso, poi il giorno che fai tshuva, tutto alla grande risa. Non c'è proprio alcun dubbio, in quanto l'individuo non può fare a meno di pentirsi alla fine in questa incarnazione o in un'altra incarnazione. Perché, come è scritto in Samuele Shmuel 1:2, Shmuel Bet, capitolo 14, passo 14, non c'è, c'è scritto rigetta chi già fu bandito, questo in Shmuel. D'altro canto, se una persona agisce senza alcun scopo particolare,
cioè né come scopo a se stesso, cioè né Lishem Shamayim solo per Hashem, né per ragioni linguistiche, a quel punto non è necessario la Teshuvah. Ma non appena studia nuovamente questa materia, Lishem Shamayim, per Hashem, come scopo a se stesso, allora anche ciò che ha preso senza alcun scopo particolare si congiunge, si unisce con quest'ultimo studio e sale verso l'alto, poiché non era ancora divenuto veste di nessuna Klipat Noga. Quando è che lo studio diventa la veste della Klipat Noga? Quando lo scopo non è uno scopo positivo, cioè egoistico, cioè per kavod, per cose non positive, no? Per avere onore, gloria, eccetera. Però se uno lo fa, ha studiato, ha pregato, però non con la dovuta kavanah, ma non per interesse, allora non, a differenza della kavanah sbagliata, dal momento che studia, la prima volta che studia con kavanah, già tutto quello che ha studiato senza kavanah si innalza, è più facile. Perciò l'uomo deve sempre occupare, cioè deve sempre fare la Torah, studiare la Torah, fare le mitzvot, anche se in quel momento non ha la testa, non è abbastanza concentrato, non può farlo col dovuto emportement, ecco, coinvolgimento emotivo e intellettuale, fallo. Perché poi alla prima volta che lo farai veramente con tutta la kavanah dovuta, lì tutto risale. Dunque la stessa cosa vale per le tfilot, anche senza kavanah, dunque non solo per lo studio, come viene poi discusso nello Zohar. E vai René! Ok, oggi ne abbiamo 4 di Nissan e si va dal Perek 23 al 28 compreso. Esatto. Allora, 23. Allora aspettate, vi faccio vedere in live. Mi hanno appena mandato le foto. Scusate, ma oggi è un giorno particolare per me. Allora, ecco, un petit trésor, un attimo, che vi faccio vedere, Menachem Mendel. Eccolo qua. Vedete, riuscite a vederlo? Sì. Aspetta, che nella luce. Eccolo! Masalto! Aiuto, che emozione, con la cravatta. Tesoro, che bello. Amore di mami, eccolo. Ecco la mia gioia, il mio amore. Wow. Sono emozionata. Qui i compagni che ballano con lui. Che bello. In classe, eccolo in classe con gli amici. È live, è proprio adesso live. Quello che... Grazie. Non so resistere. Amore mio. Ci mancherebbe. Voilà. Baruch Hashem, dai. Che Hashem mi dia lunga vita in salute. E presto, presto con la mamma. Presto. Hashem, ascoltami. Ti prego, ti supplico. Allora, René, ridici allora, che... Dal 23 al 28 compreso. Fantastica. Allora, Davide compone questo capitolo 23 mentre fuggiva da Re Shaul. Sì. Nelle sue tante fughe. Ciao Rachel, buon lavoro, grazie carissima, grazie, un abbraccio forte, apprezzo tantissimo. Allora, quando fugge da Shaul e si era nascosto in una desolata foresta, Hashem non si dimenticò di lui. Irrigò questa foresta come una raggiata dal sapore del mondo a venire, rendendo commestibili anche l'erba e le foglie, come poi racconta anche il Midrash. David qui ricorda come Hashem avesse nutrito Israele per 40 anni nel deserto. Si recita questo salmo prima della benedizione del pane. La Rizal spiega la connessione tra il Salmo 23 e il pasto. Il Salmo contiene 57 parole, equivalente numerico della parola ebraica nutrimento. Pertanto, secondo la tradizione, coloro che recitano questo salmo saranno benedetti con l'abbondanza. Amen per tutte noi, amen, tutto il popolo di Israele. Salmo di David. Hashem è il mio pastore, nulla mi manca. Su verdi prati mi farà riposare, mi guiderà lungo acque tranquille. Ristorerà la mia anima, mi condurrà per retti sentieri, in grazia del suo nome.
Anche se dovessi andare nella valle dell'ombra della morte, non temerò alcun male, perché tu, Hashem, sei con me. La tua verga e il tuo bastone mi danno conforto. Tu mi hai apparecchiato la mensa a dispetto dei miei nemici, hai unto con l'olio il mio capo, hai fatto traboccare il mio calice. Sicuramente la tua bontà e la tua carità mi seguiranno tutti i giorni nella mia vita, della mia vita, e io dimorerò nella casa di Hashem per lunghi anni. Mismor le David. Adonai roilo echsar vinot deshe yarbitzeni almei menuchot yinaaleni nafshi yeshovev yanheni bemag letzedek reman shmo gam kielech begei tzalmavet lo irara ki atay madi. שבטך ומשענתך, המה ינחמוני, תערוך לפני שולחן נגד צורריי, דישנת בשמן ראשי כוסי רוויה, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימי. Questo è un bellissimo pere, come sapete, come ho appena anche spiegato. Ok. Però ne abbiamo diversi oggi, gli altri sono tutti anche molto belli, molto importanti, ok? E dunque facciamo una parte, no, siamo in tempo, no, e sarà l'emozione che fa questo effetto. Ok, allora, andiamo al capitolo 24. E questo anche molto importante, dove David dedica tutta la sua vita al tentativo di riportare l'umanità alla purezza di Adam Rishon prima del peccato. Per questa ragione Hashem vi comanda di prepararsi per la costruzione del Tempio sul Monte Moriah, luogo dove Adam era stato appunto creato. L'intenzione di David era che questo salmo fosse recitato nel giorno dell'inaugurazione del Mishkan, che avevamo visto nel Humash. Il salmo è il canto del giorno dedicato al primo giorno della settimana, dunque che si legge dunque la domenica. Nella prima parte l'autore ritrae l'uomo degno di presentarsi ad Hashem, mentre nella seconda descrive l'ingresso del re vittorioso nel Bet HaMikdash dopo una grandiosa impresa bellica. Popolo in festa celebra Hashem, Dio delle schiere. Bellissimo anche, dunque queste sono spiegazioni, potremmo ogni giorno fare tutto? Sarebbe bello. Ok. Allora, Mismor leva David Mismor l'Adonai ha'aretz umloa tevel ve'yoshveva. Chi vuole a mimi e sadda ve'al neharot e fomenea. Mia le be'ar Adonai u mia kum bim konkocho. Neki kachapaim uvar levav asher non assa lasciav nafshi ve'lo mishval mirma. Issa bracham et Adonai tutzdakam elo isho. Zedor dorshav mevakshev panecha yakov sela. שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? אדוני עזוז וגיבור, אדוני גיבור מלחמה. שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני צבאות הוא מלך הכבוד זה. E passiamo al 25. Allora, 25, dove poniamo la fiducia ancora qui molto forti in Hashem, e la lotta di David per mantenersi sul retto sentiero, perché non è evidente per niente, per nessuno. E, ok, allora, qui David non prega solo per sé, ma per tutti coloro che invocano Hashem. E, ok, e qui abbiamo questo salmo, secondo appunto come riporta Radak, acrostico alfabetico. Le prime lettere dei versi sono in ordine alfabetico, anche se mancano alcune o si trovano nel mezzo del verso invece che al suo inizio, e non sappiamo perché. Ok, le David elecha Adonai nafshi issa Elohai vechabatachti al evosha alia al tzu oivai gam kol kovecha lo yivoshu yivoshu abudim drekam drachecha Adonai hodieni orchotecha lamdeni הדריכני בעמיתך ולמדני כי אתה אלוהי אישי, אותך קיוויתי כל היום. זכור רחמך אדוני וחסדיך כי מעולם המה,
חטות נעוריי ופשעיי אל תזכור, כחסדך זכור לי אתה למען תנוחה אדוני, טוב וישר אדוני, על כן יורה חטאים בדרך, ידרך ענבים במשפט וילמד ענבים דרכו, כל אורחות אדוני חסד באמת לנוצרי ביתו ועדותיו, למען שמך אדוני וסלחת לעמוני כרבי. מזה האיש ירא אדוני יורנו בדרך בחר, נפשו בטוב תלין בזרעו ירש ארץ, סוד אדוני לרעיו ובריתו לעוד ים. עיניי תמיד אל אדוני, כי הוא יוציא מרשת רגליי, פנה אליי וחונני, כי אחיו בעוני אני, צרות לבבי הרחיבו ממצוקותיי יוציאני, ראה עוני ועמלי וסלחול חטותיי, ראה אויביי כי רבו ושנאת חמאס נעוני, שומרה נפשי ואצילני, על אבוש כי חסיתי בך, תום ויושר יצרוני, כי קיוויתך, דלום את ישראל מכל צרותה. Allora, sono bellissima, beh, bellissima. Ogni volta che vedo che leggo un perek, bellissimo, bellissimo, sono tutti veramente toccanti, emozionanti. Vai René, leggici il 26 in italiano. Oggi sei l'unica, credo, che può leggere, a meno che Francesca ci dà l'ok. Allora, Davide. Giudicami, oh Hashem, perché ho sempre camminato sul sentiero dell'integrità, e fiducioso in Hashem non vacillerò. Sottoponimi ad esame e mettimi alla prova, oh Hashem, sonda la mia mente e il mio cuore, perché ho sempre la tua bontà davanti ai miei occhi e ho sempre camminato nella tua verità. Non sono mai stato con i bugiardi e non mi sono mai unito agli intriganti. Oggi ho la società dei malvagi e non mi siederò con i malfattori. Laverò le mie mani perché siano nette e potrò girare intorno al tuo altare, o Asher, per far udire voci di ringraziamento e raccontare tutti i tuoi prodigi. O Asher, io amo stare nella casa dove tu abiti e nel luogo dove risiede la tua gloria. Non associare la mia persona ai peccatori, né la mia vita con quella degli uomini sanguinari, le cui mani hanno compiuto solo atti abominevoli e la cui destra è piena di doni di corruzione. Io invece procederò nella mia integrità, riscattami e abbi pietà di me. Il mio piede posa sulla retta via e in mezzo alla folla benedirò Hashem. Fantastica, grazie René. Grazie. E Davide... חווה 26, לדוד שופטיני אדוני, כי אני בתומי הלכתי, ובאדוני פתחתי לו אמעד, וכונני אדוני ונשאני, צרפה חילותיי וליבי, כי חסדך לנגד עיניי, והתהלכתי בעמיתך, לא ישבתי מתשה, ועם נעלמים לא אבוא, שנאתי כעל מרעים, ועם רשעים לא אשב. הרחץ בניקיון כפיי, והסובבה את מזבחך אדוני, לשמיע בקול תודה ולספר כל נפלאותיך, אדוני אהבתי מעון ביתך, ומקום משכן כבודך. אל תאסוף עם חטאים נפשי ועם אנשי דמים חיי, אשר בידיהם זימה ומינם עלה השוחד, ואני בתומי אלך, דיני וחונני, רגלי עמדה במישור, ומקלים אברך אדוני. פרנצ'סקה, ci sei? Ci sei nel senso, sì. Leggici di David. Hashem è la mia luce, la mia salvezza. Chi dovrei temere? Hashem è colui che dà forza alla mia vita. Di chi dovrei aver paura? Quando gli empi mi si avvicinano per divorare la mia carne, sono i miei avversari e i miei nemici che inciampano e cadono. Se un esercito dovesse accamparsi contro di me, il mio cuore non avrebbe timore. Se scoppiasse contro di me una guerra, in questo io confido in Hashem, che è la mia salvezza. Una cosa sola io chiedo ad Hashem, di abitare nella casa di Hashem per tutti i giorni della mia vita, per godere la gioia della presenza di Hashem e visitare il suo santuario, poiché egli mi darà rifugio nella sua capanna nei giorni della sventura, mi coprirà nel segreto della sua tenda e mi innalzerà sopra una roccia. Ora il mio capo si erge in alto sui nemici e mi circondano. Io nella sua tenda offrirò sacrifici di gioia, canterò e loderò Hashem. Ascolta, Hashem, la mia voce quando ti invoco, fammi grazie ed esaudiscimi. A nome tuo il mio cuore ha detto, cerca il mio volto, pertanto il tuo volto Hashem io cerco. Non mi nascondere il tuo viso, non respingere con ira il tuo servo. Tu che fosti il mio aiuto, non mi abbandonare, non mi lasciare, oh Dio della mia salvezza.
perché anche se mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, Hashem mi raccoglierà. Insegnami, Hashem, la tua strada, guidami sulla retta via per scampare ai miei nemici. Non mi lasciare in balia dei miei avversari, perché si sono levati contro di me falsi testimoni e uomini intrisi di violenza. Se non avessi creduto nel vedere la bontà di Hashem nella terra della vita, sarei stato perduto. Spera dunque in Hashem, rafforza il tuo animo ed egli darà forza al tuo cuore. Al tuo cuore, spera in Hashem. Fantastico, è molto molto forte anche questo Perek. È un Perek che, come ha ben letto Francesca, invochiamo Hashem, abbiamo bisogno di lui e solo lui può salvarci da tutto. E David, Adonai orivishi mimira, Adonai ma'os chayal mimirfa. בקרוב עליי מראים באכול את בשרי, צריי ואויביי לי, המה חשלו ונפל. אם תחנה עליי מחנה, לא יירא לי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי. לחזות בנועם אדוני ובקר בהיכלו. כי יצפנני בסוכו, ביום רעה יסתירני, בסתר אהלו, בצור ירוממני. ועתה ירום ראשי על אויביי סביבותיי, ואזבחה באהלו זבחי תרועה, אשירה ואזמרה לאדוני. שמע אדוני קולי אקרא, וחונני וענני. לך אמר ליבי, בקשו פניי את פניך, אדוני אבקש. אל תסתר פניך ממני, אל תת באף עבדך, עזרתי היית, אל תדשני ואל תעזבני, אלוהיש. כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני יאספני. הורני אדוני דרכך, ומחני באורך מישור, למען שורריי. אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בי עדי שקר ופי החמאס. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ החיים. קווה אל אדוני, חזק וימץ ליבך, וקווה אל אדוני. אולטימו די אוג'י. Koach, 28, forza, Iskut, Menachem Mendel ben Sarabina, Sheyeh Chassid, Yireh Shamayim, Velamdan, Barim, Barom, Mache, Vara, Veshasa, Gida, Shashem iten lo koach, ve'oz, lilmod Torah, ve'ira, ve'ahava, con la ira e l'ahava, non latenti, ma con quelli più profondi e forti dei tzadikim, amen. E in kol ha'kavanot, ha'reuyot, mitoch briut, ve'simcha, ve'parnasa, ve'shefa. Allora, di te David, te o Hashem io invoco. Di David, te o Hashem io invoco. O mia rupe, non essere sordo alle mie richieste, perché se tu restassi silenzioso e ti disinteressassi di me, io diventerei simile a coloro che sono scesi nella tomba. Ascolta la voce della mia supplica, quando grido a te, quando alzo le mani verso il tuo santuario. Non trascinarmi con niente, né con coloro che compiono azioni inique. Essi, mentre mostrano amicizia verso i loro compagni, hanno nel cuore sentimenti maligni. Trattali come si meritano, secondo la malvagità delle loro azioni. Compensali secondo l'opera delle loro mani, da loro quanto si merita, poiché non mostrano di capire le lezioni di Hashem e l'opera delle sue mani. Hashem li distruggerà e non li risolleverà. Sia benedetto Hashem, che ha ascoltato la voce delle mie suppliche. Hashem è la mia forza, il mio scudo, il mio cuore, in lui confida. Da lui sono stato soccorso, perciò il mio cuore esulta, e io lo celebrerò con il mio canto. Hashem è forza per loro, è la rocca della salvezza per il suo unto. Salva il tuo popolo, benedici la tua eredità, custodiscili e sostienili in eterno. Amen, amen, amen. Allora, amen. Ebraico, le David, Elech Adonai Ekra, Suri al Teherash Mimin, Ten Tehashem Mimin, Venim Shalti in Yordevon. Shmakol Tachanonan, Beshov'i Elecha, Benos'i Adai, Beshav'i, scusate, Elecha, Benos'i Adai, Ael Dvir Kodshecha. Al Tim Shecheni in Reshaim. ואם פועלי אבן דוברי שלום עם ראיהם ורעה בלבבה. תן להם כפועלם, כפועלם, וכרוע מעלה להם כמעשה ידיהם, תן להם
Ashev Mulam Lahem. Kilo Yavinu el Peulot Adonai. Ve'el Masei Yadav Yersem Ve'lo Yivne. Baruch Adonai Kishama Kol Tachanunai. Adonai Uzi Umagini. Bo Vatach Libi Ve'ne'ezarti. Ve'yaloz Libi Umshiri Yehudeinu. Adonai Oz Lamo Umaoz Yeshuot Meshichohu. הושיע את עמך וברך את נחלתך וראם ונשאם עד העולם. זכות הרבי מלך המשיח יגן עליי ועל כל אוהביי ועל כל מי שבשם ישראל יקנה ועל כל אוהבי ותומכי ישראל ועד מנחם מנדל מצר הדין במיוחד היום. אלור, צ'נטוגנטי, קופך. שיר המעלות אל אדוני, בצרתה לי קראתי ויענים. אדוני יציל הנפשי משפת שקר מלשון הרמיה. מה ייתן לך? מה יוסיף לך לשון הרמיה? חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים. אויה לי כי גרתי משך, שכנתי מעולה כדר. רבת שכנה לה נפשי עם שונא שלום. אני שלום, וכי אדבר הם על המלחמה. אנקורה סטי ג'ורני. E leggeremo questo pere che poi fra una settimana passeremo al compleanno del Rebbe, e che a Milano si festeggia già stasera, perché è proprio vicino a Pesach, è complicato festeggiarlo veramente visto che è 4 giorni prima di Pesach e il compleanno del Rebbe l'11 di Nisan. Allora si festeggia stasera a Milano, si fa una festa con un nuovo video che inaugureranno. Però dunque la data è fra una settimana da Kuf Chaf, da 120 passeremo a 120. E passiamo a 122, la Rabbanit, Zchuta Rabbanit, Tzidkanit, Tagen Alai, Val Kolo Avai, Val Kol Mishu Beshem Yisrael, Kone, Val Kolo Avai, Tomchei Yisrael, Ve'al Menachem Ben Defensar. Shir HaMalot VeDavid Samachti Be'omrim Li Bet Adonai Nelech Omdot Ayu Raglinu B'Sha'arayich Yerushalayim Yerushalayim HaBenuya Ke'ir Shechuberah La Yachtav Shesham Alu Shvatim Shifteya Edut LeYisrael Lehodot LeShem Adonai Ki Sham Yashvu Kisot LeMishpat Kisot LeBeit David Sha'alu Shlom Yerushalayim Yishlayu Ohavayich Yishanom Becheilech Shalva Be'Armenotayich Leman Achai Ve'Re'ai Adavra Nash Shalom Bach Leman Bet Adonai Elohim Avaksha Tov Lach. Ce l'abbiamo fatta. Allora, vi do un assaggio prima di concludere del video che mi hanno mandato, dunque 6 secondi giusto per partecipare anche voi. Bello. Ecco, cioè 2 secondi per vedere l'atmosfera, poi vi manderò nel gruppo. Vedo che ci sono venuti i cugini, è venuta mia mamma, mia figlia, perché mi aveva detto che solo i genitori, nessuno, neanche i genitori, tutti i bambini hanno fatto, cioè in classe e basta, col maestro. Ieri mi chiama, mi fa la fine, vengono tutti, mannaggia. Vabbè, a col Met Hashem, a col Ashgaha Pratit, almeno in live, si vede che devo fare a Milano questa colazione, anche tutto Ashgaha Pratit. Sono con voi, festeggio con voi che siete le mie sorelle, la mia famiglia, veramente. Lo dico e lo penso e lo sento. Allora, condividi lo schermo. E non so, dopo quando vieni mi insegni. A che punto? Sono dopo Verona io. Tra un'oretta? Sì, no. Vedi, poi dentro Milano però ci vuole un po' di tempo. Ok. Esther viene a festeggiare con me oggi. Tutto sgaffratite. Sono felicissima di avere qualcuno con me oggi, di vicino. Eccola Esther, ciao carissima. Allora, intanto vi auguro una bellissima giornata. Anche a te.